Sono passati 2 anni dall'omicidio di Ilaria Maiorano, 41enne mamma di 2 bimbe, uccisa dal marito nella notte tra il 10 e l'11 ottobre ad Osimo. La ricordano la madre e il fratello con una lettera. Chiuso il G7 Salute ad Ancona, il ministro Schillaci. In Italia manca una sanità territoriale che va costruita. Nel pomeriggio la manifestazione di protesta. Il focolaio autoctono di dengue nelle Marche, l'Istituto Superiore di Sanità. L'allerta resta alta, ma il focolaio è circoscritto. Poi gli studi di Unicam sulle zanzare. La prevenzione va fatta in primavera. Il caso di Portonove, gli alberi abbattuti nell'area dove verrà girato un film con Favino. Il parco del Conero risponde alle polemiche. L'area verrà ripristinata a spese della produzione. A Overtime Festival di Macerata, il Golden Boy Gianni Rivera, il pallone d'oro del 1969, racconta di quando il calcio faceva rumore. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Dunque, in primo piano parliamo dell'omicidio di Ilaria Maiorano. Sono passati 2 anni dal femminicidio, quindi da quando è stata uccisa questa mamma di 2 bambine di 41 anni, uccisa dal marito nella notte tra il 10 e l'11 di ottobre proprio ad Osimo. La ricordano la madre e il fratello con una lettera. Vediamo. Carissima Ilaria, è il secondo anniversario della tua morte. Non ci hai mai raccontato nulla della tua sofferenza, altrimenti ti avremmo potuto aiutare. Lo hai fatto per non farci soffrire, ma adesso è peggio perché non ti possiamo più vedere. 2 anni fa veniva uccisa nella sua casa a passatempo di Osimo la 41enne Ilaria Maiorano, massacrata dal marito, il 42enne marocchino Tariq El Gadassi, che invece di chiamare aiuto e soccorrere la moglie in fin di vita, preferì far sparire le tracce della mattanza lavando via le macchie di sangue da muri e pavimenti. Nel secondo anniversario della sua morte, il fratello Daniele e la mamma Silvana hanno deciso di scrivere una lettera aperta diretta proprio a lei, a Ilaria, come se potesse leggerla davvero. Una lettera toccante, quanto sincera, che ricorda ancora una volta le sofferenze della donna. Una lettera che racconta anche a mamma Ilaria, che oggi non c'è più, come vivono le sue adorate bimbe. Nonostante il terribile trauma vissuto, le bimbe, scrivono Daniele e Silvana, stanno bene, sono serene e vanno molto bene a scuola. Poi il ricordo del processo di primo grado nei confronti di Tariq El Gadassi, terminato l'11 giugno scorso con una condanna all'ergastolo. Io e mamma, scrive Daniele, siamo sempre stati presenti al processo. È stata una sofferenza, ma almeno è stata fatta giustizia. Ha avuto quello che si meritava, è stato condannato all'ergastolo. Certo, noi abbiamo l'ergastolo del dolore. Infine, l'augurio che Ilaria possa almeno ora essere in pace. Ora sei in cielo con gli angeli, prega per noi e per le bambine. Noi preghiamo per te. Ed ora parliamo del maltempo liberato stamattina. Dopo il sopralluogo e l'intervento dei vigili del fuoco, il guado provvisorio del torrente Balbano di Cantiano, chiuso ieri sera a causa della tracimazione del corso d'acqua, con conseguenti problemi di raggiungere la vicina frazione di Pian di Balbano. Una bomba d'acqua aveva fatto ingrossare il torrente, poi tracimato sul guado, struttura provvisoria dopo i danni causati dall'alluvione 2022 anche a causa di legname accumulato. Ed ora, per quanto riguarda ancora la cronaca, andiamo a Pesaro. Prima di uccidere Pierpaolo Panzieri, Michael Alessandrini aveva scritto un messaggio a un terzo amico che avrebbe dovuto partecipare con loro alla cena, chiedendogli di non venire. Io e Pierpaolo, aveva scritto Alessandrini, dobbiamo parlare di cose nostre. Questa è la ricostruzione effettuata oggi in tribunale di quanto accaduto la sera del 20 febbraio 2023 a Pesaro. Alessandrini aveva ucciso l'amico Pierpaolo Panzieri nella sua casa di via Cavelli in centro a Pesaro con 23 coltellate. In aula sono stati mostrati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro,
centro che mostrano Alessandrini mentre corre via con i pantaloni sporchi di sangue subito dopo l'omicidio. Mostrate anche alcune immagini della scena del delitto, tra cui alcuni scatti che hanno sconvolto familiari ed amici. Ed ora andiamo alla grande chiusura del G7 Salute ad Ancona, 3 giorni in cui davvero il capoluogo regionale è stato protagonista a livello internazionale. Il ministro della Salute Schillaci dice in Italia manca una sanità territoriale che va dunque costruita. Sentiamo. In Italia negli ultimi 10 anni che sono stati chiusi tanti ospedali, ma la medicina territoriale di fatto non è mai partita. E quindi io credo, e l'abbiamo visto, che quando poi i cittadini non trovano risposte sul territorio, aumentano gli accessi non privati negli ospedali, aumentano le liste d'attesa, si ingolfano i pronto soccorsi. Quindi dobbiamo dare le risposte giuste in tutti gli ambiti e dobbiamo quindi trovare una giusta e corretta integrazione tra l'ospedale e il territorio. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nell'arco della conferenza stampa dell'ultima giornata del G7 alla Mole Vanvitelliana di Ancona. La riflessione su quello che manca alla sanità marchigiana, spiega il ministro, si può ritrovare in tutto il paese. Il futuro è dunque costruire una sanità territoriale che ad oggi non è sufficiente. Una sanità diffusa che possa dare risposte anche in termini di invecchiamento attivo in salute attraverso la prevenzione. Tra i temi discussi nella giornata conclusiva del G7, insieme all'intelligenza artificiale connessa alla salute, su cui è stato approvato un policy brief. Nell'arco della conferenza stampa il ministro ha riassunto i temi principali trattati nella 2 giorni e contenuti nel comunicato condiviso sottoscritto da tutti i ministri. Tra questi, importanza fondamentale è stata data alla lotta all'antimicrobico resistenza, definita la nuova vera pandemia anche alla luce delle stime dei decessi per infezioni ospedaliere che in futuro potrebbero aumentare. 21 milioni di dollari i finanziamenti annunciati per la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici. Investimenti importanti, ha sottolineato il ministro, serviranno anche per incentivare la prevenzione, che diventa fondamentale per supportare il sistema sanitario italiano alla luce dell'allungamento della vita media della popolazione. E poi ancora un piano triennale per nuove assunzioni di medici e infermieri, considerando che tra i due sono proprio i secondi a essere più carenti e a diventare importanti per l'avvio della sanità territoriale. La conferenza stampa conclude i lavori del G7 Salute nella città dorica. Soddisfazione per l'evento e l'organizzazione è stata espressa dal ministro Schillaci, ma anche dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Ci ha fatto innanzitutto piacere sapere i riscontri delle delegazioni che hanno partecipato, che sono stati tutti molto positivi per l'accoglienza, ma ci ha fatto piacere anche che i grandi della terra nel tema della sanità si siano trovati ad Ancona per dare merito anche all'operato dell'ospedale universitario della nostra regione di Ancona, un'azienda che negli ultimi 2 anni ha raggiunto un riconoscimento importante, il migliore ospedale pubblico d'Italia. Sindaco, c'è stata una grande macchina che in questi giorni ha lavorato affinché tutto funzionasse. Su questo come è andata? Un bilancio già lo possiamo fare? Sì, no, ci tengo in modo particolare a ringraziare i cittadini, gli operatori dell'economia, tutti coloro che sono stati interessati, soprattutto in quelle parti della città che vivevano la zona di massima sicurezza. Conserverò per sempre il ricordo di un momento epocale, credo che abbiamo dato un contributo importante per scrivere anche una pagina di storia della città. Verso il nuovo ospedale di Pesaro, dopo che nei giorni scorsi il TAR ha respinto il ricorso sulla procedura di gara, oggi la Regione Marche ha firmato il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese, risultato aggiudicatario nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica del nuovo nosocomio. Alla conferenza stampa per la firma ha partecipato anche il Ministro della Salute nella sede della Regione Marche a Palazzo Raffaele. Chiusura dunque del G7 Salute ad Ancona. Nel pomeriggio la manifestazione in centro di protesta organizzata dalla rete Not on My Body, il profitto uccide la salute. Sentiamo Giulia Boschi.
Sono medico anestesista. Se non vengono fatti investimenti economici e soprattutto di personale, il sistema sanitario pubblico inevitabilmente è destinato a morire. No G7 not on my body, in concomitanza con la chiusura oggi dei lavori del G7 salute ad Ancona, un corteo partito da Piazza Cavour e a scendere in piazza i professionisti della sanità, ma anche tante persone che chiedono una sanità migliore, che chiedono l'abbattimento delle liste d'attesa e soprattutto più investimenti nel settore. Ma sentiamo meglio direttamente dalle loro parole. Sono venute qua queste 7 persone, un po' autoproclamate padrone del mondo, a propinarci un sistema salute che non è quello che vogliamo. Stiamo andando da 30 anni a questa parte verso sempre una maggiore privatizzazione dei servizi e fino ad arrivare al punto in cui attualmente praticamente se non hai soldi a volte non riesci a curarti. Essere presenti in una manifestazione importante per la salute e per la sanità pubblica. Da dove viene signora? Da Urbino. Noi al G7 non chiediamo nulla, nel senso che da quando è partita la campagna, che è questo percorso che ha tenuto insieme tante realtà di lotta territoriali e non solo, abbiamo detto che non vogliamo nessuna interlocuzione con chi si riunisce una volta l'anno per decidere delle politiche fondamentalmente che mettono al centro il profitto di pochi a scapito del diritto alla salute di territori e di chi abita i territori. G7 che è stato fatto qua si è detto anche perché la sanità regionale funziona, l'ospedale regionale che è il miglior ospedale pubblico d'Italia, ecco, secondo voi però ci sono cose che non funzionano, dalle liste d'attesa a chi rinuncia alle cure? Certo, la propaganda sia regionale ma anche nazionale, ma appunto ricordiamo che questo è un G7, quindi è una dimensione globale sul fatto che nel nostro territorio ci siano delle eccellenze, queste eccellenze funzionano per il lavoro di anni, di medici, di operatori sanitari in genere, di investimenti che a volte ci sono stati, ma il problema è che la direzione strutturale che sta prendendo il diritto alla sanità, a una sanità che dovrebbe essere pubblica, accessibile, libera, gratuita, questa cosa in Italia sta sempre venendo meno. Ed ora parliamo del focolaio autoctono di dengue nella nostra regione, con più di 100 casi che sono stati registrati a Fano e con un caso che è stato registrato anche nella provincia di Macerata. L'Istituto Superiore di Sanità dice l'allerta resta alta ma il focolaio è circoscritto. Ma facciamo il punto con Giacomo Giampieri, sentiamo. La macchina si è messa in moto, che sicuramente ha funzionato nel contenere i contagi e dovremo fare in modo di non abbassare però la guardia, perché le temperature sono ancora elevate e quindi è possibile che ci sia qualche altro caso, ma è importante operare la disinfestazione ed è anche importante proteggersi dalle zanzare, così come fare subito la diagnosi in caso si abbiano sintomi. Virus dengue, resta alta la guardia nelle Marche. Dopo il focolaio tra Fano e Pesaro, ieri è stato accertato un nuovo caso di positività a Tolentino. È un giovane che martedì sera si è recato per accertamenti all'ospedale di Macerata, complici febbre, dolori muscolari e rash cutaneo, ora ricoverato in isolamento. Motivi per i quali sono scattate le disinfestazioni. Tra la notte scorsa e l'alba, in zona ospedale a Macerata, a Tolentino nei pressi del centro, sempre in orario notturno, ma anche a Castelfidardo, dove proseguiranno dalle 21 in avanti e fino a domani. Falso allarme invece ad Urbino dopo la negatività di un paziente di passaggio. In miglioramento la situazione al nord della regione. A Pesaro disinfestazioni estese in zona mare e completate stamattina. Sicuramente il focolaio ha avuto delle dimensioni importanti, con 121 casi, e che abbiamo registrato qualche caso anche in altre città, ma fortunatamente adesso i casi sono in diminuzione e negli ultimi giorni non sono stati registrati nuovi casi, quindi diciamo che il focolaio può essere considerato in via di risoluzione. E si sono attivate tutte le autorità sanitarie locali, i presidi diagnostici, soprattutto il centro di virologia dell'ospedale di Ancona, che sta lavorando in strettissima collaborazione sia con l'Istituto Superiore di Sanità
che con il Ministero della Salute. Non solo disinfestazioni efficaci contro il proliferare della zanzara, ma anche prevenzione e diagnosi precoce. Ad ogni modo sono già esistenti vaccini contro la dengue. Sono consigliati a chi deve recarsi in zone ad alta endemia. E sono consigliati soprattutto a chi ha fatto una prima infezione. E parliamo ancora di dengue con lo studio che viene portato avanti dall'Università di Camerino e alcune indicazioni: giocare d'anticipo con la prevenzione, occuparsi del problema zanzare in primavera e evitare assolutamente le pozze d'acqua. Sentiamo. Più attenzione al territorio, alle pozze d'acqua, al verde pubblico e soprattutto agire d'anticipo in primavera, non in estate, quando esplode il fenomeno zanzara tigre, vettore tra l'altro del virus dengue, tipico delle zone tropicali, arrivato anche a livello locale con il più grande focolaio autoctono a Fano, con più di 100 casi. Le indicazioni arrivano dall'Università di Camerino con il professor Guido Favia della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, con lo studio che ha portato al sequenziamento completo del genoma di due specie di zanzare molto invasive, la zanzara coreana e la zanzara giapponese, rispetto all'adattamento termico e la resistenza agli insetticidi. E ci stiamo adesso appunto focalizzando nello studio di queste zanzare, soprattutto quelle raccolte a Fano, ma non solo, per esempio, per vedere caratteristiche genetiche relative all'insetticido resistenza. Quindi tutte queste informazioni alla lunga dovrebbero darci un quadro molto più preciso che potrà aiutare in azioni di controllo ancora più precise. Diciamo che adesso ci sono vari tipi di insetticidi. È chiaro che un uso massivo quando non serve è un uso che va a favore delle zanzare resistenti. La zanzara che trasmetteva la malaria erano zanzare diverse da quelle di cui stiamo parlando. La zanzara tigre appunto è una zanzara molto molto particolare, questo ci tengo a dirlo, ma non deve spaventare, non riusciremo a sterminarla, come ci dice qualcuno. Dobbiamo, come si vuol dire, imparare a convivere, quindi dobbiamo cercare di mantenere un po' più bassi i livelli di densità delle popolazioni di zanzare. Che fare? Noi dovremmo incominciare a preoccuparci delle zanzare non a luglio o ad agosto, ma a primavera. Se io do l'acqua alle piante, lascio l'acqua nei sottovasi, queste piccole pozze che si vengono a creare, che possono essere appunto a volte naturali, dovute proprio al fatto che ormai le stagioni calde hanno queste giornate come oggi molto calde, poi seguono giornate di pioggia, poi di nuovo giornate calde. Questo indubbiamente alla zanzara tigre piace molto. Dovremmo cercare in qualche modo di controllare l'ambiente, quindi evitare depositi di acqua, evitare situazioni che siano, diciamo, vantaggiose per le zanzare. Ed ora il caso di Porto Novo ad Ancona, con gli alberi abbattuti nell'area dove verrà girato un film con Favino. Il Parco del Conero ha voluto fare il punto. Sentiamo Andrea Fiano. Abbiamo chiesto un regolare permesso e ci è stato accordato, a patto che alcune condizioni, che sono quelle di ripristino, non solo di ripristino, ma noi abbiamo preso un impegno di impiantare il doppio degli alberi che saranno tagliati, oltre a fare tutta una serie di interventi volti a riqualificare e a migliorare l'area. L'area in oggetto è il bosco ceduo alle terrazze di Porto Novo. Il tema, il taglio di 28 lecce, installazione temporanea di un campo da tennis e set cinematografico per girare alcune riprese del film Il Maestro, con Pierfrancesco Favino dal 22 al 31 ottobre. La casa di produzione Indigo si farà carico di intervenire, ripristinare e migliorare l'habitat, come da indicazioni del Parco del Conero, ma le polemiche sono già divampate. Le spiegazioni: habitat degradato, arbusti secchi e taglio selettivo per rispettare una normativa comunitaria che prevede che entro il 2030 il 30% degli habitat siano in buone condizioni. Il taglio raso di queste ceppaglie permetterà di avere dei nuovi germogli che diventeranno polloni, che diventeranno alberi in maniera più naturale, perché ad oggi è una cosa artificiale fatta dall'uomo per tagliare la legna, per fare il carbone, quindi è il frutto di una tradizione che c'era in questa zona. Nel giro di 20 anni penso avremo di nuovo degli alberi, ma nello stesso tempo ne andremo a mettere altri, i cosiddetti pronto effetto, proprio per far capire che
non va soltanto guidato il ripristino, ma possiamo anche entrare in maniera attiva. Considerate che il 90% del bosco del Parco del Conero è un rimboschimento. Nessun disboscamento, ma rispetto dell'ambiente. Il Parco del Conero si difende pur ammettendo un errore di comunicazione. Il tutto mentre la politica è in agitazione, la maggioranza del Consiglio Comunale di Ancona riunirà una commissione ad hoc, l'opposizione ha intanto chiesto le dimissioni del presidente Luigi Conte. La richiesta è assolutamente strumentale, perché poi, come potrete vedere, l'atto viene firmato dal direttore del parco, perché il presidente del parco non ha una valenza tecnica. Quindi respingo la richiesta di dimissioni. Ed ora andiamo a Overtime Festival a Macerata con Gianni Rivera. Sentiamo. Un calciatore storico, il Golden Boy, sicuramente un grande testimone del calcio italiano nel mondo, e quindi una grande occasione, una grande opportunità per il Panathon Club di Macerata di poter ospitare in occasione di Overtime Festival. L'ex Golden Boy del calcio italiano Gianni Rivera è stato ospite del Panathon Club a Macerata per una breve conviviale all'interno della settimana di Overtime Festival. Pallone d'oro nel 1969, considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre, un rapporto però il suo con il calcio dopo la carriera da atleta un po' complicato. Seguo poco adesso, devo dire, non è più come una volta. Poi ho avuto un po' di problemi che mi hanno creato alcuni dirigenti, e quindi è meglio lasciar perdere. Sono in pensione. Io potrei anche fare l'allenatore, ma se nessuno è interessato, e quindi lasciamo perdere. Rivera, che nel suo palmarès è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, loda il progetto Overtime. Parlare di etica già di per sé è una cosa importante. Se poi vogliamo metterci anche sulla parte sportiva, va bene anche quella, anche se bisogna dire ne ha bisogno anche lo sport oggi di etica, e quindi va benissimo l'impostazione del progetto. Alla serata maceratese presente anche un caro amico del Panathon, l'ex allenatore del Parma Nevio Scala, oggi impegnato nella sua attività di produttore di vino. Tra le viti c'è un po' più di serenità, cioè tra le viti c'è il tempo di ragionare, c'è il tempo di pensare, c'è il tempo di guardare il cielo, se piove, se non piove. In panchina invece è un po' più stressante. Ultima domanda, chi è l'allenatore che un po' le assomiglia? È difficile, anche perché non li conosco personalmente, però per esempio Baroni della Lazio, che ho conosciuto qualche anno fa e che mi sembra veramente un ragazzo molto, molto modesto, molto serio, ma molto preparato. E questo era il nostro ultimo servizio, io per il momento mi fermo qui, vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.tvmarche.it. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.